Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Avete presente il detto "una volta qui era tutta campagna"? Ecco, per San Ruffillo, ex quartiere di Bologna che oggi fa parte del Savena, non è solo un detto. Se oggi ci sono locali alla moda dove far l'aperitivo, oltre a pizzerie e ristoranti, un tempo San Ruffillo era una frazione di campagna, con il cuore nella parrocchia omonima, abbracciata dai colli, di cui si ha contezza già prima dell'anno 1000. Nel Medioevo le attività principali erano la produzione agricola e la macinatura delle granaglie, grazie ai numerosi mulini alimentati dal canale Savena. Dove oggi c'è il centro commerciale, ad esempio, c'era il mulino della Foscherara, la cui memoria è rappresentata da una ruota in legno. Ma quando si parla di San Ruffillo non si può non parlare della sua chiusa, che con quella di Casalecchio al canale di Reno rappresentava le due principali infrastrutture per lo sfruttamento dell'energia idraulica, che consentirono a Bologna di essere una fra le città più ricche dell'Europa del Medioevo. Un punto nevralgico la chiusa, di cui l'immagine più recente è quella della violenza dell'acqua durante la tragica alluvione di maggio. L'acqua è, in effetti, uno degli elementi del quartiere. L'altro sono i colli, elementi che chi ci abita ha ben presenti, segni di appartenenza e radicamento, ma allo stesso tempo basta attraversare il ponte lungo l'antica strada della Futa che ti fa superare il Savena che già ti senti in odor di Toscana. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, c'è un poco Romagna in odor di Toscana. Oggi, quello che fu un rione, ci sono negozi, bar, attività. Ci sono la clinica Tognolo, il centro commerciale, la stazione ferroviaria di San Ruffillo, Villa Mazzacorati con il suo settecentesco teatro, dove uno degli ospiti più illustri fu Carlo Goldoni. E dove c'è la famosa chiesa di cui dicevamo. C'è il mercatino rionale e c'è anche il cinema Bristol, mentre il cinema Smeraldo ha chiuso nel 2018. Insomma, se dici San Ruffillo, non parli solo di un quartiere, ma di una piccola città che ne ha viste tante, dalla battaglia di San Ruffillo ai tragici eccidi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ne sa qualcosa lo storico Marco Poli, che oggi è ospite del Resto di Bologna. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Ci racconti? Sì. San Ruffillo ne ha passate tante. Sì, è vero. È uno dei quartieri più belli di Bologna, per la verità, anche dal punto di vista della qualità ambientale dell'aria, insomma. Però Bologna deve essere grata, la città di Bologna deve essere grata a San Ruffillo per varie ragioni, ma la più importante, forse, la prima, è quella che nel 1176 avvenne la prima canalizzazione di acque, cioè quelle del Savena, verso Bologna. E adesso sembra una cosa scarsamente rilevante, no? Ma le due canalizzazioni, prima quella del Savena e qualche anno dopo, qualche lustro dopo, quella del Reno, hanno dato vita a Bologna, hanno dato ricchezza, hanno dato progresso. E non solo, ma hanno dato anche da mangiare ai bolognesi. Perché? Perché sul Savena c'erano appunto mulini da grano. E abbiamo ancora almeno due nomi, ecco, che ricordiamo nella zona: il mulino dei Foscherari, che è certamente ricordato dal nome della via, e il mulino Parisio, che è ricordato dal fatto che è ancora lì presente, che ha venduto farina fino agli anni 60. Quindi questo è un dato importante. Poi vogliamo dire altre cose sul quartiere San Ruffillo? Allora, diciamo che la toponomastica del quartiere ci ricorda un fatto di grande rilievo, un rischio che la città di Bologna patì, corse quando alla fine della signoria di Taddeo Pepoli,
nel 1347 finì la sua signoria, Bologna fu ambita dai Visconti di Milano, che prima nominarono un loro luogotenente, Giovanni d'Auleggio. Poi dopo ci fu però la reazione della Chiesa, dello Stato della Chiesa, che attraverso il legato pontificio che è rimasto nella storia della città, Egidio Albornoz, recuperò la propria libertà, la propria indipendenza attraverso una battaglia fondamentale. E a ricordo di questa fondamentale e sanguinosa battaglia che avvenne il 20 giugno 1361 fra le truppe pontificie e quelle dei Visconti, sono rimasti due nomi di strade. Il nome più significativo è Via della Battaglia, che ricorda appunto la battaglia, e l'altro è Via della Bastia, il luogo fortificato, realizzato dai Visconti che si accamparono appunto a San Rufillo per affrontare l'esercito pontificio, dal quale poi furono sconfitti. Una storia molto, molto importante, insomma. Sì, perché Bologna non ha mai avuto sostanzialmente degli attacchi, cioè, per dire, le nostre mura non sono mai servite a cacciare dei nemici, no? Come è successo in altre città. Bologna è sempre stata una città che, insomma, l'unica rivoluzione che ha visto, mini rivoluzione, durò qualche giorno nel 1848, insomma, nell'8 di agosto del 48. Quindi questa è una delle poche importanti battaglie che vi furono e che, diciamo così, consentirono a Bologna di non cadere sotto il potere dei Visconti di Milano. Dice: ma però è caduto sotto il potere del Papa Re. Vabbè, ma quello lo conosceva già quel potere, quindi è un ritorno. Quindi Via della Battaglia. E fu talmente importante questa vittoria che il 20 giugno di ogni anno, per volere del comune, si corse un palio che partiva da Villa Massacurati e arrivava fino a Piazza Santo Stefano. Ecco, per dire. Quanto è durato questo palio? Oh, non so quanto sia durato, ma sicuramente è durato qualche decina di anni. Ah, non tantissimo. Anche perché spesso poi gli avvenimenti storici sono superati da altri avvenimenti storici. Il fatto che questa era una strada importante, perché portava a Firenze, portava sulle colline bolognesi, una volta diceva in montagna, no? Sulle colline bolognesi, portava verso Monghidoro, che poi nei secoli Monghidoro fu ambito, luogo ambitissimo dai delinquenti che, per evitare la condanna a morte che lo Stato Pontificio prevedeva, mentre il Granducato Toscana non prevedeva, e cercavano di fuggire verso la Toscana. L'ultimo che non riuscì a fuggire in Toscana e fu preso proprio nei pressi di Monghidoro fu Luigi Zamboni nel 1794. Vogliamo ricordare un'altra presenza, perché poi le presenze, ahimè, c'è la parte del cinema, le presenze storiche non sono tantissime. Ce n'è un'altra però, presenze storiche dico come attività, ce n'è una per esempio che qualcuno non conosce o la conosce perché, non so se ancora oggi, ma sicuramente fino ad alcuni anni fa, una fermata del filobus numero 13 era, diceva semplicemente, ragno. La gente si guardava e diceva: cos'è sto ragno? L'osteria è un'osteria, un'antica osteria, era un'osteria che era molto nota in città e che, come tante altre osterie, prendeva il nome da un animale. Andando verso San Rufillo
ce n'erano due di osterie segnalate dagli animali, da animali. Il ragno, perché proprio fuori c'era un ragno, e una scultura, insomma, di metallo, e l'altra era lo sterlino, che ancora oggi è una denominazione nota, ma se vai a chiedere cos'è lo sterlino, nessuno, pochi sanno che lo sterlino è un uccellino. Quindi poi non so, di osterie con i nomi di animali, c'era l'osteria dell'aquila, della scimmia, ancora oggi in Vicolo Colombina c'è un ristorante, una volta era un'osteria, Colombina, il gallo, il leone, il cavallino. Andava di moda. E poi qui dove abito io c'era quella del Q, no? Via Safti. Bene, quindi l'osteria del ragno è in via Murri. C'è ancora. Adesso c'è un ristorante, ma l'osteria era non proprio in quel punto lì, ma era nei pressi, dava su una piazzetta giardino con un distributore di benzina incorporato che stava davanti alla confluenza fra le vie degli Orti e via Laura Bassi. Ecco, lì stava l'osteria. Adesso è un ristorante e mi dicono che sia un ristorante che si fa valere. Vogliamo dire un'altra curiosità su San Rufillo? Perché no? Per esempio, 1860, Bologna, attraverso un voto che oggi chiameremo referendum, una volta fu chiamato plebiscito, nel 1860 Bologna decide di aderire alla monarchia sabauda e non allo Stato Pontificio. Passato un po' di giorni, Vittorio Emanuele, il re Vittorio Emanuele, fa un giro per le nuove regioni, le nuove città che hanno aderito alla monarchia, e quindi dopo essere stato a Firenze con una carrozza, cioè questi sono viaggi altro che il turbojet privato, no, con una carrozza tutta impolverata, poveretto, da Firenze supera la Fute e arriva a San Rufillo. Arriva a San Rufillo, che era distrutto lui e tutto il suo seguito. E qui per fortuna c'era un marchese molto monarchico che si chiamava Giovanni Augusto Mazzacorati, che era titolare e padrone di una villa bellissima, perché è forse insieme a Villaldini gli unici esempi di neoclassico bolognese, e qui fu accolto, rifocillato, fatto riposare quella mezz'oretta che era indispensabile, poi accompagnato da questo marchese col fratello eccetera e altre persone, accompagnato verso via Santo Stefano. Quindi anche questo episodio fa capire che appunto San Rufillo fu onorato della presenza del re, che scelse quella strada lì, scelse e non un'altra. Per dire, Napoleone entrò da Porta San Felice, Giulio II entrò da Porta Maggiore, Vittorio Emanuele II entrò da Santo Stefano, da San Rufillo, e quindi Santo Stefano. Ecco, a questo proposito, visto che ci ha raccontato insomma storie molto interessanti rispetto al quartiere, le chiedo, rispetto un po' anche agli altri quartieri della città, che cosa effettivamente secondo lei rende speciale questa zona di Bologna? Questo quartiere, ripeto, è un quartiere moderno, cioè qui si fa fatica a trovare palazzi settecenteschi, ottocenteschi, eccetera. Quindi appena fuori dalla porta Santo Stefano, si apre a parte i primi 100-200 metri, a parte insomma il territorio che giungeva fino allo sterlino, no? E dove c'era anche l'osteria o la locanda, all'inizio c'era un'altra locanda del Pellegrino, no?
anche questo la dice lunga, e questi locali si fermavano persone che sul mulo, a cavallo, a piedi, giungevano stanchi, morti, un po' malati, eccetera, per magari fare un pellegrinaggio a Roma, no? O a Loreto o in altre parti d'Italia, ecco. Quindi c'erano questi punti di ristoro, no? Ma al di là di tutte queste cose, Sanofilo non ha le caratteristiche che hanno altri quartieri. Altri quartieri hanno caratteristiche, per esempio, prevalentemente agricole. Sono più, non so, le lame, sono zone basse. Questa invece è una zona alta, dove nacquero, vennero su tante case, chiamiamole anche ville, diciamo, che hanno avuto, diciamo, il privilegio di essere considerati luoghi quasi di villeggiatura. Allora, diciamo la parte più significativa, su per via Siepelunga, chi è che aveva fatto la villa? Giovanni II Bentivoglio, cioè il signore di Bologna. E quando il signore di una città, il re, quello che è, insomma, il sindaco, si insedia in un punto, tante persone che lo amano o fingono di amarlo, sono dei laudatores, diciamo così, che lo adulano, eccetera, costruirono le ville vicino. E allora, nella parte, diciamo così, destra di via Murri, andando oltre lo Sterlino, fra via Siepelunga e queste vie laterali, si possono incontrare delle ville strepitose, bellissime, fra le più belle che ci siano. Quindi questo è sicuramente un dato che altri quartieri non hanno per la loro configurazione territoriale. E poi diciamo che quella che veniva chiamata Camaldoli, e cioè Villa Mazzacurati, la zona del Mazzacurati, era il parco più grande della città, era un luogo meraviglioso, ecco. E Villa Mazzacurati è effettivamente un gioiello del classicismo settecentesco. Poi tutti ricordano il teatrino che c'è dentro, ma il teatrino è un aspetto tipico di quell'epoca, no? Quando i nobili si inventavano tutti dei Molière o dei Goldoni e scrivevano e recitavano essi stessi. No, quella è una villa strepitosa dal punto di vista architettonico e della configurazione esterna. Il verde che c'era adesso è un verde così che è curato nella parte anteriore, ma allora era tutto curato intorno, eccetera. Era un parco veramente strepitoso. Grazie professor Poli, io la ringrazio per aver partecipato al nostro podcast. Abbiamo fatto una passeggiata in un bel quartiere. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.